Perché ho l'Hellbomb tra gli stratagemmi? Stratagemma di missione. Perché dobbiamo distruggere i bunker. I bunker, se non hai stratagemmi che fanno danni diretti, li puoi distruggere solo con l'Hellbomb. Da Saturno con gli steroidi, quello, gli anelli. Non sta tutto che sta perdendo gli anelli. Ma quello ne aveva 8.000. Sperando di non arrivare, di non ah, anche il tempo. Avete mai sentito parlare della democrazia, figli di puttana? Qui Avete mai pregato il sole? c'è un bunker, Davide, vieni da me. Aspetta. Sta arrivando. Richiesta di arma ausiliaria. Dove ero io? In poche parole, già c'era un nemico. Quei due babbei si sono fatti saltare in aria. Oh! E non solo, hanno allertato la base nemica. Good job, guys! Ok, distrutto. Oddio. Ma ucciso da Lucas. Ho utilizzato l'Hellbomb. No, l'Hellbomb non aveva senso, già era distrutta la base. È perché sono esploso senza un motivo degno. Può essere che ha lanciato qualche tipo di esplosivo, ha innestato una mina accanto a te e ti ha fatto esplodere col collateral. In questa base ho fatto la spesa. Acquisito campione raro. Oh merda. Cosa mi tocca per andare a riprendere il mio jetpack? Avanti, fatevi avanti! Acquisito campione raro.
È un posticino allegro questo, devo dire, no? Però questo pianeta abbia risorse valide per farci venire in questo buco di culo di posto. Io sono messo e raccolgo campioni a mai finire. Richiesta di arma ausiliaria. Ok, è bellissimo il jetpack, vi puoi dire tutto quello che vuoi, non serve un cazzo, ma è bellissimo. In realtà sai che questo terreno è buono perché ti puoi andare a mettere sopra le rocce. Solo l'unica cosa che a me dispiace del jetpack è che è fottutamente lento a ricaricare. Oltre che comunque non dura un cazzo. Sì, a parte quello. Io non so se tu già giocavi quando hanno fatto la missione, forse no, quando c'era Meridia della missione del buco nero. Praticamente dovevi caricare uno zainetto che conteneva l'antimateria in una trivella per fare sostanzialmente collassare il pianeta in un buco nero, no? E sto zainetto fungeva anche da zaino di salto. Però era molto più potente dello zaino di salto nostro, perché in poche parole si ricaricava prima e ti faceva saltare più in alto. Solo che è instabile, se te lo colpivano saltavi in aria, ma secondo me valeva molto la pena rispetto allo zaino normale. Approfitto, mi servono le munizioni. Tag della mappa, est, 200 metri. Se ti approfitti, io pure voglio... Ti ho mandato il ping, c'è una delle munizioni, no? Dietro di te sono da... vabbè, non ci sono più all'Amoni. C'erano, non penso se lo sia preso qualcuno. Sì, c'era le tre con te. Richiesta di arma ausiliaria. Richiedo attacco orbitale. By the love of God. E poi avrei bisogno anche di stimolanti, me ne è rimasto uno solo. I fornienti sono cariche, te li puoi chiamare.
No, lo facciamo dopo il momento più interessante. Io ributtano. Ah, vero, non gioco. Richiesta di attacco orbitale. Ricarico. Avanzate. Attento al gas, Davide. Park out ninja, vattene a fanculo, tecnico. Sai che c'è, cazzo ci fa il gas col bot, fammi capire. Li uccido, li danneggio. Ah. Pensavo che non ci facesse un cazzo. No, il gas danneggia tutte e due le fazioni nel tempo, ovviamente. Ah, una cosa, col comando, quando si lancia razzi comando, puoi anche non mirare le ventole, puoi colpirli direttamente in qualunque posto e saltano in aria. Sì. C'è il robottino senza guidatore che ci segue. Si è buggato. Ehi, tu come va? Non so se lo vedi. Sì, sì, lo vedo, lo vedo. Ma lascio stare, si fotte. Vedo se riesco a fare fuori la torre di Sauron. Ma dov'è? Dov'è? Quella la devi abbattere per forza con uno stratagemma, non puoi usare il comando. Ti serve o l'attacco di precisione o la bomba da 500 kg dell'Eagle, altrimenti gli sbarramenti per farlo fuori. O in alternativa, se non hai niente, puoi andare là sotto a usare il, come si chiama, l'Elbomb. Sbarramento orbitale in arrivo. Richiedo attacco orbitale. Richiedo sentinella. Richiedo una sentinella. Acquisito campione raro. Impianto automaton distrutto. Navi cargo. Supporto aereo. Ho fatto una stron... Una stronzata? No, una bastardata. Bunker dove sono io? Affermativo.
prelevato. Penso io al terminale. Metto un segno, ovest, 200 metri. Hellbomb, sgomberare l'area. Chiamato un Hellbomb. Hellbomb. Esattamente qua. Beh, buon botto. Viva la democrazia! Che dobbiamo fare? Estrazione? Sì. Comunque il jetpack è bellissimo perché ci sono andato alle spalle, ho scalato la montagna e li ho fatti saltare in aria. Arrivo. Che bello l'antiaereo. Ti fa il suo lavoro. Dove sei? Non ti vedo più. Davanti a te, no. Attivando il radar. Dici così vediamo se ci sono cose da fare ancora. Penso che ci sia un'altra missione secondaria perché abbiamo fatto Torre di Sauro, un antiaereo, sto facendo il suo radar, ne manca una perché sono 4 per missione. Penso sia dopo un massive ping arancione. Ok. Ci passo io. Mi sembrava di aver visto nemici. Trovato qualcosa. Procedete all'estrazione appena pronti. Penso io al terminale. Raggio di rifornimento. Ah, abbiamo fatto tutto. Richiesta di arma auxiliare. Oh mio Dio! È stato un massacro, c'è stato un'escalation nel giro di 5 minuti. Oh, che è successo? Terremoto. Chi è che ci spara? Quello. Let's go. Direi che ce ne possiamo pure andare. Metto un segno, nord-est, 200 metri. La mia vita per la superterra. Verso le stelle.
Addio, babbeo, ti lascio qua. Richiesta di arma ausiliaria. Richiesta di arma ausiliaria. Richiedo zaino tattico. Oh merda. Dimmi. Avanti, guarda. Avanti. Guarda quanti te ne ho portati. Cosa? Cazzo, no! Perché ti sei tuffato in avanti, babbeo? Ma chi? Io? No, io! Sei un personaggio! Invece di tuffarsi all'indietro, sei tuffato in avanti! Andiamocene da qui. Sbarramento orbitale. Obiettivo individuale. Conto alla rovescia iniziato. Pronti al decollo. Io sono appresso a te. Morto! Morto! Oggi hai compiuto un altro passo nella lunga scalata verso la libertà. E con questa da io me ne vado a dormire. No, io sveglierei presto. Sono tre. Ecco perché non ne ha trovati. Solo tre obiettivi c'erano in sta mappa. Da quanto raddoppia con suicida. Eccezionale patriottismo. E appena fanno l'aggiornamento giorno 6 mettono al livello 10. Dobbiamo provare l'ultima difficoltà. Io già ho fatto livello 16. Grrr.